Bella brother, se per effettuare degli acquisti tramite il negozio oggetti di Fortnite, sai che puoi supportarmi in maniera gratuita cliccando sul negozio oggetti, in basso a destra poi su supporto a un creatore, digitare JKR Martex tutto attaccato e cliccare su accetta. Grazie mille se lo farai, un abbraccio cuboso, sia brother! Bene ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite. Che cosa sta succedendo in questo momento su questo gioco? Perché sono comparsi dei camion sul campo di football a Parco Pacifico? Adesso andiamo a spiegare tutto quanto in modo ordinato e andiamo a scoprire anche quali sono tutte le sfide che riguarderanno un evento. Prima cosa, Marshmello, DJ di fama internazionale, e la Epic Games hanno deciso di collaborare e di portare all'interno di questo gioco un evento fantastico al quale potremo assistere il 2 febbraio alle ore 20. Streameremo l'evento su YouTube, ragazzi, quindi vi aspetto tutti quanti sul canale. Seconda cosa, che cosa ci fanno questi tre camion posti qui a Parco Pacifico? Sono venuti qui per portare tutta l'attrezzatura per andare a montare quello che è il palco che servirà per andare a completare l'intero evento, sul quale il nostro DJ Marshmello si esibirà. Quindi assisteremo ad una sorta di DJ set barra mini rave su questo campo da football. Questa collaborazione a mio parere è di uno spessore che non so descrivere, davvero raga, è qualcosa fuori dal normale. Una volta che l'evento si sarà concluso, nel nostro menu si dovrebbero sbloccare delle sfide, in particolare tre sfide, dalle quali potremo ottenere finalmente degli oggetti davvero fighi. Quindi, come possiamo già notare da questa mini schermata delle sfide che ci comparirà nel gioco, otterremo un graffito, un emote ed un piccone che è meraviglioso, ragazzi, davvero, credetemi. Le sfide, come già detto, sono tre. Io adesso ve le vado ad elencare, però sappiate che l'ordine potrebbe cambiare. Nel senso, magari la prima che vi vado a svelare potrebbe essere la seconda oppure la terza. Quindi prendete questo video e queste sfide come punto di riferimento. Non c'è nulla di sicuro per il momento, ma le sfide sono queste e sono tutte corrette. Prima sfida, fase 1, cerca un poster dell'evento. Per poster dell'evento si intende proprio questo qui. Saranno sparsi per tutta la mappa e sono dei poster che ci invitano a partecipare all'evento che si terrà, come già detto, il 2 febbraio alle ore 20. La fase 2 invece ci dice di visitare l'area dell'evento, ovvero l'area in cui mi trovavo pochi istanti fa, a Parco Pacifico, dove sarà posto lo stage in cui si esibirà Marshmello. Seconda sfida, che si va a dividere sempre in fasi. Nella prima ci verrà detto di ballare su un camion davanti ad uno stop. Quindi dovremo cercare questo camion davanti al quale ci sarà questo segnale dello stop e ci dovremo ballare sopra. Ovviamente ricordatevi che come sempre andrò a caricare queste sfide in maniera singolare sul canale, così da avere il tutto più ordinato e per aiutarvi ancora di più nel completarle. La fase 2 ci dirà sempre di ballare, ma su quello che è il tetto del nuovo Durburger. Terza fase, quindi fase finale, balla sul palco del concerto. Dovremo tornare a Parco Pacifico, salire sul palco e fare un qualsiasi balletto. Terza e ultima sfida, ragazzi, dovremo utilizzare Keep It Mellow, ovvero il balletto che si andrà ad ottenere tramite queste sfide, davanti ad un camion vicino all'oasi, un salotto della gelateria ed un lago ghiacciato. Vi porterò anche il video di questa sfida. Comunque ragazzi, sono delle sfide davvero easy, a mio parere molto belle anche per ciò che riguarda i premi. Una volta che avremo completato queste tre sfide, una volta che ci saremo presi anche questi tre premi, otterremo uno standardo esclusivo che andrà a mostrare appunto la F di Fortnite al centro con tanti speaker sia alla sinistra che alla destra, stile proprio rave party. Ovviamente queste sfide sono poi indirizzate a tutti i players in gioco, sia per i free to player che per coloro che hanno acquistato il pass battaglia, e purtroppo si sbloccherà una sfida al giorno. Quindi dopo l'evento, la sera del 2 febbraio, avremo la prima sfida. Il 3 febbraio avremo la seconda e il 4 febbraio avremo la terza. Detto questo ragazzi, io spero di esservi stato d'aiuto con questo video. Se così fosse vi invito a lasciare un bel like, condividerlo con tutti i vostri amici. Fategli sapere che molto presto arriveranno in gioco queste sfide. Ditegli anche dell'evento e che ce lo gusteremo tutti quanti assieme in live. Se non sei iscritto al canale ti invito a farlo, perché troverai sempre info riguardanti queste cose e il mondo di Fortnite. Un salutone da Martex. Yeah, brothers.